Tu arrivi qua, allora siamo a... I tuoi genitori ti dicono vai a Sampa. Com'è l'arrivo a Sampa? Come sono i primi mesi? Le regole di Sampa? Allora, vabbè, all'inizio di per sé era anche tutta una novità, quindi dai, tra virgolette, anche tutto bene. Poi una volta che uno comincia a capire dov'è, cosa deve fare, lì le difficoltà escono. Quindi appunto l'approccio con le regole, che poi alcune non sono neanche regole, è buon senso, alla fine altre sono proprio regole, quelle ci devi stare dentro e basta. Quindi l'arrivo appunto da una parte è curiosa, dall'altra una tragedia, perché arrivi, vieni messo in un settore che non scegli, ti trovi in un gruppo già fatto, già creato, con persone che non ti scegli, quindi sostanzialmente che ti devono andare bene. Se fuori hai la libertà di dire tu mi sei simpatico, tu no, qui non è così, quindi deve andare bene quello che c'è. Per giunta tutti ti dicono, ti sbattono in faccia quello che sei, ti sbattono in faccia la realtà. Qui la forza sta nel fatto che è attraverso gli altri che si cambia, si cresce. Gli altri sono degli specchi enormi per noi stessi quando arriviamo. Il fatto di appunto di... Gli altri sono degli specchi. È così, gli altri sono degli specchi, sentirsi dire quello che non va bene, anche quello che va bene ci mancherebbe, ma ai primi tempi quello che va bene o non te lo dicono, se te lo dicono non ci dai peso, ti rimane molto più impresso quello che non va bene. E sentirselo dire sostanzialmente dalle persone che non conosci, insomma, farsi come dire, buttare giù il boccone amaro così pesa. Poi oltretutto cominciano a dirtelo magari in più persone e allora lì lo scatto da fare è quello di dire aspetta, ma se in più di una persona me lo stanno dicendo o sono tutti scemi o forse un po' di ragione ce l'hanno. Solo che abbattere la mentalità di una persona di 30 anni che ha vissuto sempre con delle convinzioni, con delle abitudini, uno è convinto di essere in quel modo, di non poter cambiare. C'è la prima risposta che dice vabbè, ma io ho sempre fatto così, tu cosa vuoi? E invece appunto il fatto di provare ad ascoltare, qui ti dicono sempre ti devi fidare, fidarsi appena arrivi è una parolona, fuori siamo tutte persone che ci si fida ben poco, quindi insomma arrivi qua a sentirsi dire devi fidarti di chi? Di gente che non si conosce? È difficile quello, però una volta che scatta quello, come dice Luigi, è la forza del parlare. È la forza di ascoltare i consigli. I primi mesi, c'è questo aneddoto che a me ha colpito, no? Quando tu sei arrivato, eri tutti bella brillante, raccontavi. Sì, io i primi mesi vedevo che magari dai, altri ragazzi, ragazze stavano male anche fisicamente, perché comunque droghe diverse rispetto alla mia portavano astinenze, dolori. Io stavo bene, cioè fisicamente stavo bene, quindi non capivo neanche tanto tutta la situazione attorno a me. Perché io, ok, sì, avevo le mie solite turbe esistenziali, però sostanzialmente non è che avevo dolori o problemi, ecco. Quindi all'inizio dicevo anche, ma io cosa ci sono venuta a fare qua? Io non ho bisogno. Pensavo, facevo un po' la splendida, la brillante. E poi, dai, pian piano sono venuti fuori i problemi appunto, sono venuti fuori, c'erano già, ma ho cominciato a vedere i problemi sui quali avrei dovuto lavorare. La fortuna mia all'inizio è stata di capitare in un settore che mi è piaciuto da subito. Io lavoro nel settore della tessitura e per me, che mi sono sempre ritenuta incapace nelle robe manuali, incapace di portare a termine un lavoro, incapace di fare tutto, il fatto invece di avere la fortuna di creare un oggetto, di partire dall'inizio, arrivare alla fine e poterlo toccare con mano, per me è stato un aiuto enorme vedere una cosa concreta da Io poter valgo. toccare della mia capacità e dire allora qualcosa lo so fare anch'io. Così come quando vedevo i primi mesi che ero qua, vedevo magari i saluti delle ragazze che avevano terminato bene il percorso, per me vedere queste ragazze che andavano via è sempre stata una spinta, uno stimolo, perché mi dicevo ok, queste stanno andando via dopo 4 anni di comunque di fatiche e tutto, ma cos'hanno in più di me? Hanno una testa, due braccia, due gambe, un cuore che batte, io che cos'ho in meno? Perché non ci devo riuscire ad arrivare anch'io? E questa cosa mi ha tanto spinto, spronato, perché non, io mi sono sempre promessa che non devo mai più arrivare da sentirmi dire che non ho portato a termine qualcosa, che non sono stata in grado di concludere qualcosa. Io questo percorso l'ho iniziato con l'intenzione di volerlo terminare,
Poi ci sono stati momenti in cui ho pensato abbandono tutto, perché penso che qualsiasi ragazzo a cui vi verrebbe da chiederlo ve lo direbbe a sempre. Qualsiasi persona qua nei loro progetti, nella vita, a un certo punto ho detto basta, mollo tutto, non me ne frega più niente. Poi per fortuna ci sono state le ragazze vicino a me che mi hanno fatto un pochino, io dico rinsavire, dico questa parola qui perché uno quando non vede niente è difficile ritornare sulla retta via. E lì ho avuto una persona giusta al momento giusto e probabilmente, pur non sapendolo, la predisposizione mia a voler accettare quell'aiuto. E così... Quanto ci hai messo? Perché io ricordo che mi hai detto i primi 7-8 mesi. 7-8 mesi, dai, praticamente mi sembrava di essere, non ti dico villaggio vacanze, ma quasi, perché era tutto diverso. Io di Milano, quindi qua, spazi verdi, natura, dai. Non mi pesava neanche tanto quello che poteva essere le regole e tutto. E poi è stato dopo che la convivenza e capire, cominciare a vedere il lavoro che c'era da fare su se stessi. Che ripeto, a 30 anni dire oddio, forse mi devo smontare per rimontarmi nella maniera più idonea, spaventa. Smontarmi per rimontarmi nella maniera più idonea. State prendendo appunti, questa scrivetela. Una perla di saggezza. No, è verissimo, ma perché in realtà è la sfida di tutti. Sì. Noi abbiamo iniziato stamattina, parlavamo più del mondo del lavoro, ma è la stessa cosa, dobbiamo smontarci per rimontarci nella maniera più idonea nel 2020 per lavorare. Sì.